strane e mascherine casinezze, le giornate iniziano al canto del gallo. Dunque, stavamo dicendo che le giornate iniziano al canto del gallo. La gallina non è un animale. Ma che fine ha fatto il gallo? Vabbè, ecco l'intento all'occupazione più allettante della giornata, la cura del suo harem. E si sa che certe occupazioni fanno perdere la cognizione del tempo e ci si dimentica dei propri doveri. Del mondo, essa veniva chiamata volpe. Perché volpe? Ma volpe per le sue belle piume. Ah sì, volpe. Mentre l'asino non era ancora in commercio perché non era diventato ruota. Che se scentrato con un pulmasco su tutta sì, la gente che mangiava gallo. I sangue. Ma ti sei dimenticato di qualcosa? Ma del resto tutta la vita è una ruota. E la gallina seduta nella via ripete. Beh, non sempre il proprio lavoro è ben considerato. Dunque, stavamo dicendo che i nostri amici contadini all'alba iniziano la loro giornata mettendo a posto la legna e andando a pulire le stalle, o più raffoi stalle. Alcuni di loro iniziano dalle pecore. Tolgono la paglia sporca dall'ovile e questo sembra un lavoro abbastanza tranquillo, perché la pecora è un animale mite, gentile e mansueto. Ma voi non avete mai provato a dar da mangiare le pecore affamate? Sono peggio dei lupi, i loro acerrimi nemici. Passa poi alla stalla degli asini ed eccoli lì i nostri due cocciuti somarelli che vengono accuditi con amore e dedizione da Cinzia e Riccardo. Ma cosa succede? Nella stalla è entrato un intruso e l'asinello Lino ne approfitta subito per delle avance. E si sa che gli asini hanno la capa tosta e quando un asino si innamora, si innamora. Magari ti chiamerò Rotolina amoroso e tu. Il tuo nome sarà il nome di ogni città. Gli asini poi a sto mondo ne esistono proprio di tutti i tipi. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa pubblicità. Poi bisogna portare Igor a sgranchirsi le ossa, ma più che per il quattro zampe lo stretching serve al padrone che si fa portare a spasso per l'aia. Anche i due porcellini Gino e Pino da accudire. Loro sono porcelli nel vero senso della parola, perché la pulizia è un optional. I due sono molto timidi ma affettuosi con chi dà loro da mangiare. Ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Poi ci sono le mucche, gli animali che danno più lavoro ai contadini. Infatti bisogna pulire la stalla. Dar loro da mangiare. Mungerle.
ed infine nutrire i vitelli. Il fieno è onnipresente nella vita dei contadini, perché oltre ad essere il principale nutrimento degli animali, spesso il fienile diventa luogo di piacevoli incontri. Su e giù per le contrade, di qua e di là si sente cantare allegramente e lo spazzacami. Su e giù per le contrade, di qua e di là si sente cantare allegramente e lo spazzacami. S'affaccia alla finestra una signorinella con la sua voce bella. S'affaccia alla finestra